te sulla spiaggia, con te sulla spiaggia. No! Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Infinity. Come ogni settimana ritorniamo dagli amici Paolo Bartolini e Lele, per quel che riguarda il Lele Chiosco, gli amici del Tenda Bar, gli amici che non molliamo mai per tutta l'estate perché ci fanno divertire veramente alla grande. Il Tenda Bar, Lignano Pineta, Lignano Riviera, il punto di riferimento per quel che riguarda l'aperitivo infrasettimanale e del fine settimana. Eccoci qua come ogni settimana a vedere quello che combinano i nostri eroi, ma soprattutto il grande staff che compone il Tenda Bar per quest'estate 2009 che pian pianino sta scoppiando. Ci ascoltiamo un po' di musica e poi ritorniamo immediatamente a vedere quello che è successo lo scorso fine settimana al Tenda Bar Lele Chiosco Lignano Pineta. Infinity. Salutando sempre tutti i nostri amici che ci seguono su Linea L'Estate con te sulla spiaggia, rimanete sempre con noi perché sapremo darvi le notizie ma soprattutto quello che accadrà nel corso dell'estate qui al Tenda Bar, al Lele Chiosco ma soprattutto anche al Perbacco, perché fra qualche giorno ci facciamo un giretto al Perbacco per vedere cosa succede anche in quest'altro ambiente sempre curato da Paolo e Lele. Andiamo a vedere la Giusy, l'andremo a trovare perché siamo curiosi di vedere, ma soprattutto di assaggiare il buon prosciutto insieme ai vini super selezionati che il Perbacco riesce sempre ad offrire ai suoi clienti. Cari amici, questa settimana invece la domenica del Tenda, la domenica che ormai è esplosa già da un mesetto a questa parte, ma che sicuramente vedrà sempre più gente nel corso di luglio e agosto. Il Tenda Bar, siamo qua e vogliamo rimanerci ancora per un po', perché Tommy De Sica ci sta già facendo sentire la musica dell'estate 2009. Linea L'Estate con te sulla spiaggia, il programma che vi porta a scoprire gli aperitivi dell'estate 2009 di Lignano, ma non solo. Più avanti riusciremo anche a scoprire quello che è in progetto per quest'estate al Tenda Bar e al Lele Chiosco. Intanto ricordiamo sempre al Lele Chiosco il personale sempre più anziano, il personale sempre più vecchio, che anche questa settimana vogliamo andare a scoprire insieme a Lele. Vogliamo soprattutto sapere quanti anni hanno questi baristi che spinano le birre dalla mattina fino a tarda notte, ma soprattutto vogliamo sapere come mai Lele si sceglie sempre i baristi più maturi. E andiamo da Lele e andiamo a chiederglielo. Come cambiano le cose da una settimana all'altra a Lele Chiosco qui al Tenda Bar è una cosa incredibile. Voi in questo momento state guardando me, no, Matteo è già partito. Sono cresciuti i capelli a tutti i muloni del chiosco. No, è solo un omaggio al Festival Reggae di Osapo di luglio e quindi noi ci adeguiamo, no? Ci adeguiamo, siamo un chiosco trasversale con clientela trasversale e quindi ci adeguiamo. Mi sembra che ci sia anche la spina della birra trasversale. Io non lo so perché è la prima volta che sono qua, arrivo direttamente dalla Giamaica, dove locali del genere non esistono. Comunque ragazzi, venite qua, possiamo fare a tutti quanti un taglio nuovo insieme a una buona birra. E qua lascio la parola al mio amico, anche lui giamaicano. Direttamente da? Brasile. Brasile. Porto Gruaro, quindi paese clou della Giamaica. Ci mancherebbe altro, da noi è tradizione.
Allora spieghiamo un attimino quello che sta accadendo quest'oggi qui all'Ele Chiosco. C'è una festa particolare o siete matti proprio di natura? No, quest'anno cade il capodanno giamaicano, come il capodanno cinese cade non nello stesso periodo del nostro capodanno, quindi noi lo festeggiamo in memoria appunto di Bob. A che ora ci sono i fuochi d'artificio? Fuochi d'artificio a mezzanotte. Sempre. Io ho un'implosione interna in questo momento perché con questo voi non li vedrete, li vedremo solo noi i fuochi d'artificio. Secondo me li sentirete più che vedrete, no? Dai, sì, li sentirà. Allora parliamo anche di questo bel ragazzo di Porto Gruaro che è venuto dalla Giamaica per spinare birre. La birra dell'Ele Chiosco è uguale a quella giamaicana? Assolutamente no, è migliore. Senti che accento che ha preso già, eh? Giamaicano. Giamaica sound proprio. Giamai. Lele, invitiamo sempre, come ogni settimana, a venire a trovarvi qui all'Ele Chiosco. Prossima settimana, c'hai già qualche anticipazione? La prossima settimana c'è la festa del molo. Sorpresa. Non possiamo. Volevo solo dire una cosa. Se venite qua la scoprirete anche voi. Ciao! Che ragazzo commerciale! Ciao!